بور كلامه. Porco l'amo a tutti ragazzi, eccoci qua con un nuovo video. Scusate innanzitutto se guardo qua e non guardo qua, perché come vedete lo scorso vlog con l'iPhone mi viene male, cioè non capisco mai dove cavolo devo guardare, quindi guardo qui che mi viene più comodo. Fate finta che vi stia guardando in faccia. Comunque, al di là del titolo drammatico e tutte queste altre cose qua, alla fine diciamo che vi sto semplicemente avvisando per una volta, cioè non l'ho mai fatto. Per una volta vi sto avvisando che per un po' non farò video, perché adesso io la settimana prossima mi trasferisco a Milano per studiare, lo sapete il progetto, devo andare all'università lì a Milano, quindi semplicemente non mi sto portando console appresso e non potrò far video, diciamo, non sui giochi. Magari se sentirò così tanto la vostra mancanza mi metterò a fare un vloggettino tipo questo, per quelli di voi che mi hanno seguito agli inizi, e quindi persone alle quali può far piacere una chiacchierata così. Cioè una chiacchierata da parte mia più che altro, perché voi non chiacchierate proprio niente, però mi rispondete nei commenti almeno. E niente, quindi questo qui è il motivo principale di questo video. Ho scritto sulla pagina Facebook un post qualche giorno fa, dove annunciavo questo video, dove spiegavo praticamente che... ho letto un po' di cose in quel post, se vi va andate a leggervelo, oppure vabbè vi spiego un po', vi riassumo la situazione. Niente di particolare, vabbè, nessuna novità. Proprio nessuna novità, se non appunto questa cosa qui che vi avevo già detto però. Comunque nel post dicevo praticamente che alla fin fine, probabilmente anche rimanendo qua a Sassari con la mia console eccetera, non so se avrei comunque continuato a fare tanti video. Cioè per carità alla fine Call of Duty l'avrei comprato, magari anche Destiny, avrei tentato di fare un video uzzo così tanto per... Però sì, guardate ragazzi, io vi giuro, cioè chi mi segue da tanto tempo sa che non voglio tirarmelo o dire chissà cosa. Però a me è pesato il fatto di avere così tanti iscritti senza alcuna ragione per me. Sinceramente non riesco a trovare il motivo, perché io sono forse tra tutti quello che si è sempre impegnato meno per far video, perché ogni volta io proprio sinceramente ho sempre registrato il mio commentary in live, proprio il primo così, il primo commentary in live alla prima partita, e ho sempre caricato quello, se non qualche eccezione dove magari ho perso il commentary e ho dovuto farne un altro per forza. Ma se no, generalmente non mi sono mai impegnato, non ho mai fatto nient'altro, quindi mi sono visto sommerso da una valanga di iscritti, di visualizzazioni, eccetera, e boh, non so, non mi è piaciuta questa cosa qui. Io sono una persona alla quale, cioè io avrei preferito molto più rimanere ai miei 20.000, 10.000 iscritti, perché, cioè lì ho instaurato un bel rapporto, secondo me, con voi, riuscivo a chiacchierare, cioè... Mi sentivo più a mio agio con i miei iscritti. Certo, sono in situazioni in cui non conosco i miei iscritti, mi sembra una cosa brutta. Perché da quando avevo fatto il primo vlog, dal primo vlog che avevo fatto, che era stato il vlog attorno ai 30.000 iscritti, al Call of Duty successivo, quindi dopo qualche mese, 8 mesi forse, avevo fatto qualcosa come altri 40.000 iscritti. Ma io in quel periodo non avevo fatto video. Quindi boh, mi sono trovato un pochino spaesato, perché cavolo, non ho fatto video, come ho fatto a fare tutti questi iscritti qua? Allora da lì quel po' di voglia che poteva essermi rimasto mi è completamente passato, cioè da lì ho detto boh, alla fine non penso che riuscirò più a fare altri video, cioè lì praticamente l'ho capito ragazzi, ho fatto la serie di Call of Duty, per me ormai è un'abitudine fare sempre il Call of Duty, cioè registrare le mie prime partite che faccio sui nuovi Call of Duty, cercare di capire il gioco assieme e cose del genere. Infatti se riuscirò durante le vacanze di Natale di quest'anno, comunque comprerò Call of Duty e cercherò di fare qualche video così del Call of Duty, qualche cosa... Cioè, lo farò per forza, intendiamoci, perché lo voglio comprare, quindi qualcosa ci proverò a farla. Quindi se qualcuno di voi avrà la pazienza di aspettare, qualche video arriverà più avanti, quindi... anche se in realtà ho altri progetti in mente poi per il futuro, proprio cioè parlando di anni a seguire, però... ripeto, non ha senso che io vi dica le cose, perché tanto poi alla fine non le faccio mai. Quindi fate finta che non abbia detto niente. Vorrei rimanere a chiacchierare qua tanto ancora con voi, perché sul serio mi mancherete. Infatti penso che vi lascerò anche il mio profilo personale in descrizione. E se qualcuno di voi vorrà chiacchierare con me, tranquilli, cercherò di rispondere a tutti quanti, perché ogni tanto sulla pagina Facebook mi spammate, io non rispondo allo spam, rispondo a tutti gli altri, però
Anche quando mi chiede di guardare un video, ragazzi, non ho tutto questo tempo per stare appresso ai video. Cioè, non guardo neanche quelli di nessun altro su YouTube, non seguo niente, ascolto un po' le canzoni, cose così. Ma non guardo più nessuno in particolare, non sto seguendo proprio niente, neanche della situazione di YouTube ormai. L'unica cosa è che comunque mi piacerebbe venire al Games Week, cioè molto probabilmente verrò al Games Week. Cioè, non probabilmente, al 100% verrò alla Games Week. Quindi magari ci vedremo lì con molti di voi. Per quelli che sono a Milano, magari ci incontreremo così per caso per strada. È tutto qua, ragazzi. L'ultima cosa, se potete darmi una mano, io adesso sto partendo, quindi il mio computer, che ho usato pochissimo, tra l'altro, vabbè, non me lo porterò appresso, mi comprerò un portatile. Quindi, se a qualcuno di voi può interessare un computer bello potente, comunque trovate il link in descrizione, l'ho messo in vendita. Oppure siete qualche amico a cui linkarlo, davvero mi fareste un piacere enorme. Tutto qua, ragazzi. Non so, mi dispiace, non voglio finire questo video, però non c'è altro da dire, raga, davvero sul serio. Ripeto, provo a lasciarvi il mio profilo personale, spero poi non dovermene pentire, perché se mi assillate troppo poi vi blocco, non so. Comunque, ripeto, se vi fa piacere, provate a chi ci tiene davvero, Non mi riferisco al fan, all'iscritto che è arrivato grazie a una feed di qualcun altro e non ha mai visto neanche un mio video. Se qualcuno di voi ci tiene a farsi una chiacchierata, io sono sempre qua disponibile. Vi risponderò sempre, vabbè, avendo tempo, state certi che vi rispondo. E niente, raga. Cioè, praticamente è triste perché la mia avventura di YouTube cioè, non è che è finita qua, è finita da un po'. Non è mai cominciata realmente, più che altro, c'è stato un percorso tortuoso e tutto il resto, però mi ha fatto davvero piacere. Voglio davvero ringraziarvi tutti quanti col cuore, soprattutto chi mi è stato vicino quando sono stato male, e chi mi ha seguito da sempre e tutti voi altri. Cioè, per carità, non sto scappando da nessuna parte, sono sempre qua, più inattivo che mai. Quindi chissà, potreste anche avere qualche mio video così dal nulla, potreste vedervelo in feed comparire dal niente. E poi comunque lasciate anche mi piace alla pagina Facebook, per carità, perché ogni tanto scrivo le mie solite boiate, ripeto, sono sempre qua, non sto scappando, cioè sto scappando ma avvisandovi, quindi questo è già qualcosa. Ringraziatemi per questo perché sennò no, state scherzando. Almeno questa volta vi ho avvisati, quindi non mi potete dire niente, dai. E quindi ragazzi, non so, vi lascio con l'ultima sigla, la rimetto anche alla fine, di Porco il Lama. Niente, porco il lama a tutti ragazzi. Ci vediamo magari alla Games Week. Ciao ciao. Porco il lama. Now, bad boy, are you ready for the bass? My DJ, yo, get on the case. Porco il lama.